Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Continuiamo la nostra avventura su Vagrant Story. Nella scorsa puntata abbiamo preso diverse armi, abbiamo fatto un bel po' di rifornimento per quanto riguarda anche la nostra scorta personale di esperienza, con tantissimi attacchi chain che ormai sono a disposizione del nostro protagonista. Però adesso ci troviamo di fronte a un bivio. Andiamo prima nel bivio di destra, vediamo un po'. Aia. Non ti avevo visto, dannato serpentaccio, pipistrellaccio. Andiamo prima da questo lato, dove addirittura... Sconfitto. Dove addirittura ci sono altre due porte. Andiamo di qua allora. Facciamo giro giro tondo. La porta è stata chiusa. Quindi qua dobbiamo sconfiggere tutti. Infatti è una porta a senso unico. Sconfitto anche questo. Adesso lo spadone sta facendo danni, perché come potete vedere i PP, i Phantom Point, come si possono denominare, stanno crescendo. Allora, qui non c'è nulla. Ok, quindi era una porta semplicemente così, adibita a trappolozza. Ok, non c'è nulla. Andiamo avanti. Qui dove spuntiamo? Aumentiamo ancora i nostri abilità di chain. Converte il 20% degli MP usati da Ashley in danno agli MP del nemico. Aggiunge torpore. Ecco, qua però mi dice di saltare, fare una sorta di salto della fede. Cosa che io però non vorrei fare perché non so effettivamente dove spuntiamo. No, torniamo indietro, un attimo. Torniamo indietro. Ecco, e andiamo dall'altro lato. Vediamo che cosa c'è da quest'altro lato. Oh oh, la musica si è interrotta. Oh, officina, work of art. Puoi combinare i seguenti materiali: legno, cuoio e bronzo. Ottimo. Quindi la prima officina. Me lo ricordavo che la prima officina sarebbe stata vicina. Allora, andiamo su modifica. Come potete vedere, qua posso assemblare le armi. Le lame ho praticamente l'ascia. E manici ancora, ho soltanto il manico di legno, quindi potrei fare soltanto questo tipo di arma. Posso riparare, ovviamente. Fondi vari componenti per creare lame, scudi e armature. Ecco, come armatura non ho niente, anzi no, ho la fasciatura e poi che altra fasciatura ho? Ho il guanto di pelle, vediamo cosa creano. Creano il guanto di pelle, quindi non mi interessa. Se invece lo unisco con i Knuckles, formano altri Knuckles, quindi direi che per il momento va bene così. E invece facciamo una cosa, disassembliamo un po' di armi. Allora, io direi che la fandango la possiamo smontare. Poi vorrei smontare anche l'artiglio, perché non mi serve. E andiamo a fondere, quindi fondiamo lama, quindi fondiamo una scimitarra con... proviamo la lancia, vediamo cosa faceva. Fa la spada, fa una bella spada, che ha attacco forza 7 di per sé, quindi non male. Se no la scimitarra con lancia fa spada, ok. E invece l'ascia
con la lancia, fanno sempre lancia. Lascia con la scimitarra, fanno la clava goblin. Attacco forza 8 addirittura, con un dente, con una mano. Se no con spadone fa ascia, se no vediamo. Spadone qua addirittura, ascia con lo stocco fa la spada. No, e allora facciamo, vediamo, lancia. Con la daga e ferro. Ah, qui non posso lavorare questo materiale, giusto. E stocco, che fanno la spada. Sì, uniamo. Perfetto. E invece adesso se assembliamo le armi, quindi assemblo la spada con l'elsa corta e l'elsa corta, sì, perché praticamente gli altri non li posso inserire. La chiamiamo spada per il momento, va bene. L'equipaggiamento è stato riparato, perfetto. E... ok, vediamo un attimo che cosa abbiamo creato. Abbiamo creato la spada. Umani 0, bestie 3, non morti 3, draghi 0 e malvagi 0. Attacco forza 8, portata ottimo. No, volevo dire portata 3. Eccola qui, la nostra nuova spada. Allora, facciamo, aspettate, un'altra cosa. Divertiamoci un pochino. Ecco, modifica. Disassembla. Armi. Divertiamoci un pochino. Tanto, male che vada, possiamo tranquillamente ricreare tutto. Quindi non è un problema. Ecco, facciamo adesso fondi. Ecco, fondiamo le varie lame. Vediamo cosa ci esce fuori. Quindi se unisco la spada con l'ascia, mi viene fuori l'ascia. Spada e scimitarra, mi viene fuori sempre la spada. La spada con mi viene fuori ovviamente l'arco. Con lo spadone invece mi viene fuori spadone. E basta. Quindi se invece qui uniamo lo spadone, no, aspetta, ho sbagliato, scusa. Lo spadone con scimitarra mi viene fuori la spada. Qui mi viene fuori l'ascia. Qui mi viene fuori addirittura una daga. Wow. E con la spada mi viene fuori spadone. Però forse mi viene uno spadone più forte, perché la spada comunque è un attacco forza 7. Mentre invece questo è già attacco forza 12. Mentre invece quella è uno spadone che comunque riduce parecchio la sua potenza. Allora, leviamo lo spadone e metto spada con scimitarra, sempre spada, con ascia, ascia. Arco, mi viene l'arco. Invece vediamo l'arco unendolo con altro cosa viene fuori. La daga addirittura qua. Spadone! Attenzione, posso fare un altro spadone, aspetta. Ok, formiamolo. E adesso fondiamo, proviamo a fondere lo spadone con l'altro spadone. Che ovviamente mi porta fuori uno spadone decisamente forte, però voglio provare una cosa. Questo spadone a 12, questo 12, 4, 1, sì vabbè, la stessa identica cosa praticamente, però questo ha delle statistiche decisamente migliori. Come DP è molto più debole, però ha delle statistiche decisamente migliori. Quindi se io facessi così e scimitarra viene fuori la spada, mentre invece questo qua viene fuori spadone.
E con la spada viene fuori sempre spadone. Con attacco forza 12, DP 132, quindi non male. Se no qua, non morti meno 2. Le statistiche della spada sono ottime, quindi tecnicamente, ecco, fare uno spadone del genere mi converrebbe molto di più. Adesso facciamo un bell'assemblamento di spadone con queste statistiche e l'elsa corta e l'elsa di curva. Quindi ok, con l'elsa di curva. Va bene, spadone. Ora, incastona gemme, ecco, non possiamo farlo da nessuna parte. Continuiamo a fondere, vediamo che cosa succede. Se unisco adesso spadone, che mi è rimasto dietro, con la scimitarra. Ecco, la spada. Che tra l'altro non è neanche male. Ok, uniamolo. Assembliamo. La spada con l'elsa corta, perché altro non ho. E facciamo così. Perfetto. L'equipaggiamento l'abbiamo riparato. Ora equipaggiamo qua il nostro nuovo spadone. Che guardate le statistiche. Adesso bestie non morti ha dei danni in più. Quindi eccolo qua. E siamo perfetti così. Ottimo. Non c'è nient'altro che devo fare. Ok, quindi ok, possiamo andare indietro. È che però quel salto della fede che c'è lì, a dire il vero, non lo vorrei fare. Sigillo Giglio? What? Sigillo Giglio. Wow, figo. Coincidenze. Sì, va bene, dai, andiamo di qua. Facciamo il salto della fede. Alla fine lo posso fare. Di là la stanza l'abbiamo vista ed era chiusa. Qua invece possiamo fare il salto della fede e direi che ci può anche stare. Adesso guardate l'affinità con i non morti. E che adesso devo recuperare i DP, i PP, giustamente. Radice curativa, va bene. Di qua cosa c'è? Perché mi sembra che non spunti nulla. Madonna. Madonna mia che attacco. Madonna, l'abbiamo disintegrato. Andiamo avanti. Ecco, forse dovevo andare qua. Sì. La porta è stata chiusa. Aia. Ah sì, qua c'era la lucertolona, cos'era? Eh sì, le lucertole. Ok, sono tipo dei boss. No, mi ero scordato che potevo rispondere alla parata. Era inutile qua perché ho fatto manca, quindi fuori una. Lo status veleno qua. Una lancia di bronzo, Glaive, Nuncles di ferro, Grimorio e Elisir delle Regine. Bene, qui ripariamo un po' di danni. Qui non insisto perché ho fatto manca.
Bene. Qua iniziamo ovviamente ad aumentare il risk, quindi... Che ormai dovremmo... ho sbagliato. La testa ho poca percentuale. Ok, sconfitto. Lancia di ferro addirittura, corazza di cuoio e sigillo giglio. Quindi possiamo andare a sbloccare la porta di prima. Ho forse dei tasti che praticamente entrano in conflitto tra di loro, sto notando. Perché con gli stessi tasti mi fanno due cose diverse, non dovrebbe essere così. Dovrò controllare le impostazioni del controller appena finisco di registrare questa puntata. Allora, abbiamo ottenuto innanzitutto due belle lance di ferro. Qui è inutile. Qua addirittura il... Ho praticamente le percentuali... Ok, adesso non più. Aumentiamo ancora. Ah, ecco, abbiamo preso la limit break dello spadone. Quindi tanta roba. Quello che volevo farvi vedere invece è l'equipaggiamento, che adesso addirittura abbiamo trovato una lancia di ferro, addirittura, guardate, perforante a due mani, attacco 14, statistiche umani 1, bestie 1, fantasmi 1, draghi 1, però in ferro non la posso lavorare in armeria, mentre invece il glaive la posso lavorare, posso lavorarla, quindi diciamo che non è male. Ve la faccio vedere. Ecco, questa è la lancia. Però per il momento mettiamo spadone, che è interessantissimo. Andiamo su oggetti e facciamo modifica, perché voglio disassemblare subito questa glaive. Esatto. Così poi quando potrò, diciamo, maneggiare il ferro, che se non sbaglio è nell'altra officina che troveremo fuori dalla cittadina. Almeno credo che sia quello. Credo che sia quella poi. Dovremmo poter maneggiare il ferro. Posso fare tante belle cosucce. Allora, io di qua adesso ovviamente non posso più risalire, quindi penso che il salto nella fede... Anzi, no, aspetta. Non posso più risalire un paio di palle. Perché se io faccio così, vediamo se mi permette di risalire. Anzi, no, aspetta, lo devo mettere qua sopra. Credo che così possa risalire lui. Esatto. Però se vado di qua, la ruggine si è staccata dai cardini. Ok, quindi dove mi porta questa porta? Con un bel gioco di parole. Ah, dall'altro lato del ponte che era crollato. Quindi va bene, non mi interessa più. Ok, basta. Quindi ok, va benissimo così. Mi riportava praticamente dall'altro lato. Siccome c'è il fantasma là, non lo voglio affrontare perché non mi interessa. Possiamo ritornare indietro e sbloccare la porta con il sigillo. Aspetta. Ma vedete, mi entrano in contrasto. Ecco. Mi entrano in contrasto questi tasti. Devo assolutamente controllarli. Elisir delle regine, grimorio, antidoto. Vabbè, questo però. Elisir delle regine cresce gli MP. Ah, pensavo avessi preso qualche altra magia. Invece è l'antidoto, ma quello lo devo utilizzare quando avrò lo status veleno addosso.
che due colpi e praticamente li butto giù. Anche perché sto accumulando PP nel frattempo. E la cosa anche che mi aiuta è il fatto che praticamente ho le statistiche dell'arma, dove i non morti, dove appunto i non morti faccio più danni, perché è più affine con i non morti. Ok, mi sa che qua adesso posso salvare, perché qua ci sarà un bel bossicino. Io ormai fiuto. Queste sono cose che si fiutano. Anche se in realtà non mi ricordo benissimo tutto Vagrant Story. Ho delle lacune. Ho delle lacune. Non grandissime, ma ho delle lacune. Quindi è bello poter riscoprire il tutto. Perché era grigio? Come un dannato titano. Devo aiutare papà. Quello era il ragazzino del parlamentare che si era appunto spacciato per capo del Parlamento, eccetera, eccetera. Boom! 174. Boom! 90. Stiamo incominciando a fare i veri danni. No, aspetta. Ok, allora di qua. Vediamo se adesso posso salire così. Ah no, ma devo salire là? Aspetta, dov'è il... Dov'è? Aspetta. Forse è di qua che devo salire. Perché non capisco dov'è... Ah, sarebbe qui la finestra, però... Allora, dovrei salire, se non sbaglio, da qua. Giusto? Perché a me pare che debba salire da qua. Queste non le posso raccogliere. Esatto, mi ricordavo di non poterle raccogliere. Devo ragionare sul come metterne due lì sopra. Allora, aspetta, ho capito tutto.
Ok, se non sbaglio, però potevo spingerle. Esatto. Quindi devo fare così. No. Così. No, aspetta, aspetta un secondo. Ho capito, ho fatto una cappellata io. No, addirittura il fantasma qui no, non ti voglio tra i peli. Ok. Allora, un attimo, perché praticamente devo ragionare sul fatto di poter prendere o meno gli oggetti. Allora, io devo salire da qua, perché mi pare che sia qua. Allora, fammi vedere, perché a me pare che il buco sia qua dove entrare, giusto? Esatto. Quindi... mi sto sentendo un deficiente in questo momento. Aspetta, che se io faccio così... no, ok, un attimo. Ora perché non ti arrampichi? Ecco, bravo. Dannato. Infatti stavo dicendo, perché non si arrampicava? Allora, continuiamo a fare casino. Olè, morto in due colpi. Bella, GG. Madonna, 170 di colpo critico addirittura. Andiamo con ordine. Questo lo facciamo fuori. Quindi ti ho messo anche veleno. Pensavo crepasse. Ecco, ok. Crepato. Allora, qui nell'acqua io non ci posso andare. Però posso andare da questo lato. Quindi andiamo di qua. Continuiamo. Dovrebbe esserci una stanza vuota. Sì, questa è una stanza praticamente vuota. Ecco, qui è bloccato, quindi devo sbloccarlo necessariamente, quindi qua dovrò tornarci dopo. Qui non c'è altro, ok, quindi per ora da qua possiamo tornare indietro. Andiamo a vedere dall'altra parte che cosa c'è. Qui c'è anche una porta che è chiusa. Bene, in due colpi qua li sciottiamo fortunatamente. Bene. Abilità di Chain. Paralisi, questa è ottima.
anche meglio di silenzio, quindi facciamo una bella cosa, facciamo abilità di chain al posto di, ecco, al posto di mettere silenzio andiamo di paralisi, no, ho sbagliato, ed heavy shot. Quindi qua possiamo aprire un'altra porta, vediamo cosa troviamo. La porta è stata chiusa. Ok, paralisi. Oh, ma ti ho fatto paralisi! Ti ho fatto paralisi, dannato. Sì, vabbè, da sopra si è messo. No, vabbè. È illegale sta cosa. Dai, che però che infame. Dai, che fa manca? Come fa a fare manca? Crepa. Ma no, non lo colpisce, ma che palle! No, no! Dai, l'avevo colpito! Non ci credo. Cioè, l'ho colpito una volta, mancato, dai. Oh, che palle, crepa. Madonna mia. Poi tra l'altro qua non c'è nulla, neanche un forziere, niente, proprio una perdita totale di tempo. Buono, ottimo. Così, giusto per sentirsi inutili. No, da qua ci sono passato. Da qua devo andare perché nella mappa non mi appare. Ok,
Ok, penso che sia crepato. Bene. Bene. Tra l'altro abbiamo... Forse abbiamo registrato già un bel po', ora non mi ricordo. Quindi mi sa che al prossimo salvataggio comunque stacchiamo. Ma se metto paralisi, perché mi attaccano lo stesso? Ecco, veleno. Vedi, questa è l'occasione buona per utilizzare Grimorio Antidoto. Così imparo la magia antidoto. Ok, pipistrello fatto fuori. Troppo veloce. Starnuto velenoso. Bene. Preghiera dei defunti. Cura veleno. Vabbè, ma io ho sciamano. Faccio antidoto. E mi levo il veleno di dosso. Bene. Qua chiudiamo. Cioè qua... Ecco, togliamo le armi. No, qua c'è il boss. Va bene, allora direi che concludiamo la puntata di oggi col boss. Allora, prima curiamoci tutto. Vedete, mi entra in contrasto sto tasto, che sarebbe quello di utilizzare il menu, e mi va in contrasto con quello della visuale. Quindi devo sistemarlo appena finisco di registrare. Bene, abbiamo finito. Risk ormai, dai, lo faccio azzerare. Perché questo è il golem. Questo è un bel boss, è già uno dei forse boss più impegnativi. Però dovrei riuscire a farcela con l'equipaggiamento che ho al momento. Sono messo abbastanza bene. Eccolo qua. Bel golem infame. Oddio. Obiettivo singolo. No! Volevo attaccare, che velocissimo. Oh, ma non me lo ricordavo così resistente. Devo provare un'altra cosa. Ecco, Spirit Surge già fa danni.
levo niente. Allora, cambiamo equipaggiamento. Proviamo la lancia, vediamo se con la lancia riusciamo a fare qualcosa. No. Questo è un bel casino, perché non ricordo effettivamente come doverlo affrontare. Con la spada non credo di fare molto. Beh, con la daga peggio di peggio. Qua non ho altro. Ah, ecco, corazza. E già è un po' più forte. Crocifisso. No, questo lasciamo perdere. Utilizziamo la break art almeno. Oddio. No, ma perché? Madonna mia, sta cosa però è insopportabile, non me la ricordavo. Cioè, io volevo fare un'altra cosa. Sì, ma così ci sto 20 anni. Ecco, riduce il rischio di 50 punti, perché qua devo ridurre. Ok. Subisco l'attacco. Lento, ovviamente. No, veloce. Ecco, devo sfruttare anche questo. Ok, sfrutto anche il danno riflesso, almeno. Ok, gli MP non si ricurano, diciamo, non si curano quando sono ovviamente in combattimento. Quindi ecco, riduciamo il rischio del 25 di 25.
No, ma... Madonna, volevo riattaccare. Sempre al solito, la stessa cosa. Allora, riduciamo il risk di altri 25. Perché anche così, giustamente, ci sto di più. Perché ci sto di più, però... rischio già a 50. È volato. No, no, inutile insistere. Mentre che ci sono, mi recupero un po' di HP. Almeno adesso posso affrontare il suo attacco. Ah. Ah, perché gli ho messo paralisi, mi sa. E ora riattacca. Oh, sconfitto. Grande! Mamma mia, che combattimento! Che combattimento figo, faigo! Mappa esplorata già 11%, normal agent, potevi darmi qualcosina in più, eh! Vediamo se becco un bonus forza, finalmente! Ok, è più uno però. Bulbo curativo, elisir dei dragoni che aumenta, e il grimorio migliora temporaneamente l'equipaggiamento. Ok, quindi questo lo posso imparare da solo. Abilità di chain aggiunge il 100% dei danni inflitti al nemico, ma Ashley ne subisce il 30. Figo. Questo ci sta, mi piace. Divento, quando aumenterò gli HP. Ecco, e adesso si è sbloccato. Si è sbloccata la pedana, perfetto, ok, ottimo, ottimo. La porta ovviamente si è risbloccata. Noi direi che però per questa puntata possiamo finire qui, quindi io vi ringrazio ancora una volta per essere stati con me e ovviamente ci vediamo alla prossima.